Pace e bene, oggi 10 gennaio ricordiamo Sant'Aldo Eremita. Ascoltiamo alcune notizie sulla sua vita. Sant'Aldo Eremita visse intorno all'VIII secolo, in epoca longobarda. Le stesse origini del suo nome sono longobarde. Ald significa in longobardo vecchio, saggio, che poi divenne Alt per i germanici e Old per gli anglosassoni. Ed inoltre lo si trova sia nella geografia redatta dai gesuiti belgi, detti bollandisti, redatta nell'VIII secolo, sia nel martiriologio dell'ordine benedettino. Questo fa supporre il suo legame con il monastero benedettino di Bobbio, fondato da San Colombano nel 614. Secondo la tradizione, l'eremita Aldo era un carbonaio, un'attività che si sposava con la tradizione dei monaci irlandesi di San Colombano, che potevano seguire la regola del santo sia vivendo vita comunitaria, sia vita eremitica. Ogni monaco costruiva la sua cella, vivendoci da solo, e poi condivideva alcuni momenti comunitari e si dedicava durante il giorno ad una occupazione o un mestiere. Dopo la sua morte, in data sconosciuta, venne eretto un oratorio dedicato a suo nome, che raccolse le spoglie del santo per un lungo periodo. Successivamente, il suo corpo venne traslato dalla cappella di San Colombano alla Basilica di San Michele a Pavia. Sant'Aldo Eremita, perché Eremita? Abbiamo visto e abbiamo sentito che in realtà svolgeva anche un lavoro, quindi il fatto che lavorasse non è tipico della figura monastica del tempo e sebbene abbiamo poche notizie di Sant'Aldo, proprio questa è la chiave di lettura e forse la provocazione più forte che ci arriva dalla sua storia. Lui lavorava ed era anche monaco. Come avere questo nella nostra vita? Come riuscire a conciliare il lavoro con il rapporto con Dio, che sembrano cose un po' contrapposte? Allora iniziamo a vedere, proprio nella nostra vita, come gestiamo questo. Quanto tempo dedichiamo alla nostra produttività e quanto tempo dedichiamo alla nostra relazione con Dio? Quanto tempo dedichiamo alle relazioni con le persone che ci circondano e quanto tempo dedichiamo alla relazione con Dio? Vi faccio anche un altro esempio importante. Per esempio, Padre Pio era molto molto impegnato nelle confessioni, nelle sue tantissime iniziative, nell'ascolto della gente, nel benedire, nel rispondere alle tante lettere che aveva dai suoi figli e figlie spirituali. Eppure non trascurava mai la sua relazione con Dio, anzi la metteva sempre al primo posto, soprattutto nella celebrazione eucaristica, nella preghiera del rosario. Allora anche noi prendiamo questa abitudine ogni giorno di dedicare il tempo giusto alla relazione con Dio. Come? Con della piccola preghiera, della piccola meditazione, innanzitutto la messa. E proprio Padre Pio ci dà una lezione importante, perché non è semplice iniziare a pregare e fare spazio a Dio in tutta questa confusione di tante cose che dobbiamo fare, ed è anche giusto che le facciamo. Padre Pio ci dice appunto: abbi pazienza nel perseverare in questo santo esercizio del meditare e contentati di cominciare a piccoli passi finché tu abbia gambe per correre e, meglio, ali per volare. Ci affidiamo a Sant'Aldo anche per questo e diciamo insieme: Sant'Aldo, prega per noi.